Tipografia Tirrena, in via Benedetto Gravagnuolo 36 e in corso Mazzini 87 a Cava dei Tirreni. Tipografia Tirrena. Stampiamo le tue idee. Associazione e volontaria raccolta ieri sera a Palazzo di Città per mettere in pratica attività di prevenzione degli incendi boschivi. Un'assemblea pubblica indetta dall'amministrazione comunale alla quale hanno partecipato associazioni di volontariato e semplici cittadini attivi nel settore della tutela ambientale e che lo scorso anno si sono prodigati per domare le fiamme. L'obiettivo è quello di realizzare un centro di coordinamento diretto dalla Protezione Civile attraverso il quale mettere in pratica attività ed iniziative soprattutto per la prevenzione degli incendi con campi di avvistamento e controllo del territorio. Colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare tutte le associazioni che l'anno scorso hanno contribuito in modo fattivo per lo spegnimento degli incendi nella fase quindi molto delicata che abbiamo avuto nel mese di agosto, e sono le stesse persone che quindi sono ritrovate qui per dare anche un contributo ulteriore quindi per quanto riguarda la prevenzione in tutte le attività quindi che ci apprestiamo ad effettuare. Abbiamo posto l'accento sulla prevenzione, quindi attraverso delle attività di avvistamento di incendi, quindi attraverso delle turnazioni che appunto i volontari vorranno effettuare. Sono stati individuati 4 punti, però noi cercheremo di intensificare quello più importante per noi, sarebbe quello di Monte Castello, che in qualche modo a 360 gradi garantisce l'avvistamento su tutta la nostra Valle Meteliana. Poi ci sono altri punti che sono più verso il lato di Monte Caruso, verso il lato appunto delle vecchie fornaci, anche della Pietra Santa, che garantiscono quindi il 100% dell'avvistamento. Noi abbiamo preso anche in esame queste disponibilità e cercheremo quindi di garantire attraverso dei calendari degli avvistamenti su tutta la nostra città. L'assessore senatore, così come il responsabile della protezione civile, il comandante Giuseppe Ferrara, ha sottolineato che i volontari che hanno dato la propria disponibilità saranno chiamati soltanto ad effettuare attività di avvistamento e non di spegnimento degli incendi, in quanto poi ci sarebbero una serie di problematiche di natura burocratica. Questo è un tema molto delicato rispetto a questo, diciamo, per far sì che un volontario, quindi una persona, possa avventurarsi in montagna c'è bisogno di una preparazione. Questo viene fatto attraverso dei corsi di formazione importanti che riguarda appunto l'antincendio boschivo, che però prevedono parecchie ore di aula che in questo momento quindi non riusciamo a fare, quindi riusciamo a effettuare. Allo stesso modo, per quanto riguarda la parte assicurativa, dobbiamo attraverso le associazioni, quindi le associazioni conosciute, vediamo quindi di garantire a coloro quindi che vorranno fare delle attività quindi, come dire, essenziali, minimali, una forma di assicurazione quindi che possono quindi in modo che possano essere coperti in caso di intervento nelle nostre montagne. All'assemblea erano presenti circa un centinaio di persone ed in particolar modo esponenti delle associazioni Amici dei Monti Lattari, Alema, Amici di Monte Finestra, Progetto 10 Metri, Club Alpino Italiano e Spazio Pueblo, così come tanti semplici cittadini che, oltre a dare la propria disponibilità, hanno portato all'attenzione dell'amministrazione una serie di proposte, a cominciare dal ripristino di un'antica strada vicinale che collega il corpo di Cava alla località Pucara di Tramonti. Il problema incendio non è tanto lo spegnimento dal cielo, ma è quello che si fa da terra. Quindi è importante arrivare sul fuoco il prima possibile. Allora abbiamo percorso questo vecchio sentiero del 1800 che i nostri bisnonni utilizzavano per contrabbandare tabacco e limoni. Portavano il tabacco da Cava dei Tirreni a Tramonti e prendevano da Tramonti i limoni che poi portavano giù a Vietri per mandarli con le barche in Inghilterra già da allora, perché la viabilità sulla costiera era poca. Allora io ho recuperato su delle mappe del 1954 e 1974 una visione dall'alto di tutti i sentieri che c'erano a Cava dei Tirreni, mulattiere larghe 2 metri perché allora si transitava con i muli. L'idea è che nel caso specifico la vicinale Foce Tramonti è realmente larga in alcuni tratti, 2 metri, 3 metri, 4 metri, quindi servirebbe realmente poche opere in alcuni tratti dove sono franati per permettere di arrivare in quota con un trattore, con un autobotte o con mezzi antincendio. Se questa prassi, richiamavo la legge regionale che permette di movimentare 1 metro cubo di terreno per ogni metro lineare di tracciato e si riuscisse a mappare tutti i sentieri che c'erano negli anni 50, 60,
quando le nostre montagne erano una economia per il nostro paese. Potrebbe essere un'alternativa e permettere a tutti i volontari che ci stanno qua stasera e quelli che hanno spirito di solidarietà di poter raggiungere nel più breve tempo possibile il luogo dell'incendio. L'esperienza dell'anno scorso è stata un'esperienza drammatica, ci siamo organizzati sul campo alla meno peggio, però poi pian piano questa forma, come dire, di iniziale coordinamento è diventato un vero e proprio sistema informativo sul territorio, attraverso il quale siamo riusciti a contattare quasi in tempo reale le persone interessate sulla zona. Il fuoco non si spegne dal cielo, ma si spegne da terra. Abbiamo cercato di comprendere non solo come, ma come si gestisce la montagna, come si previene un fuoco, come si può tenere in perfetta salute una montagna, un territorio, senza necessariamente ricorrere a mezzi aerei per gestire il fuoco.